Ciao ragazze, è un nuovo video haul. Vi faccio vedere le ultime cose che ho preso ultimamente, tra le quali sono passata da MAC a ritirare il lipstick di Rihanna, quello nuovo, il Viva Glam. Ho preso solo il rossetto perché sinceramente io i gloss non li uso tanto, quindi preferisco i rossetti. E appunto, eccolo. Ha il solito profumo di tutti i rossetti e questo costa come tutti gli altri 18,65 euro. Poi sono passata alla Gardenia e ho preso solo una cosa. Ho preso questo smalto della Rimmel Salon Pro e questo è il numero un attimo che ve lo dico, il 317 Hip Hop ed è un bellissimo rosa corallo. Poi sono passata da Kiko, che avevo uno sconto del 20%, aveva messo un dépliant la Kiko con il 20% e io ne ho approfittato. E ho preso due pennelli, questo che uscì già in un'altra collezione che non trovai l'ultima volta. Ora faccio vedere. E praticamente è un pennello da riso, il 107. Fatto così, come un flat, non mi veniva il nome, con la sua bella scrittina qui, ottimo secondo me per i fondi liquidi. Poi ho preso un altro che questo è dell'ultima collezione che è uscita, questo qua, quella Rock, che praticamente ha questa un brutto odore, bene, questa custodia che praticamente non lo fa uscire. Me l'ha fatto uscire tutto spettinato. Ecco, fatto così, sempre a flat. Mamma che puzza! Comunque, mi ha molto conquistata questo pennello, quindi sono curiosissima di provarli. E in ultimo, ho preso due matite occhi di questa collezione. Perché ero molto curiosa di provarle e ho preso la nera, che è la 06. Mi hanno incuriosita perché hanno un tratto molto molto scorrevole, vedete? E molto morbide. E poi ho preso la 5, che è la marrone. Cosa qua e poi sono lunghissime, bella, un bel tratto nero matte. Poi ho preso il rossettino, un rossettino che ho preso proprio ieri, si può dire, il 06 della Essence, che era l'unico che mi piaceva, diciamo, io ne ho di questa collezione, ecco. Però questo qua mi mancava e l'ho voluto prendere, già l'ho provato, mi è piaciuto tantissimo, dura tanto e non secca le labbra, anche perché non è un matte, quindi vi faccio vedere, molto molto sheer. Poi, per quanto riguarda la Revolution, ho
preso il mio amato aceto da risciacquo, eccolo qua. Come potete vedere già è iniziato perché ho finito quello che avevo, infatti lo vedrete nei finiti di febbraio. Io questo ve lo consiglio, a me luccica tantissimo i capelli e mi piace tantissimo, questa già è la quarta boccetta che compro e quindi ve lo straconsiglio, anche perché a me piace l'effetto capello lucido, quindi mi piace, lucida tantissimo e quindi ve lo consiglio. Poi, non so che cos'altro farvi vedere per prima. Vabbè, finiamo col make-up. Sono stata all'OBS appunto, quando, lo stesso giorno che ho preso il rossettino, e praticamente avevo visto le palette della Shaka. Io già le vidi tempo fa quando uscivano, però per il prezzo non le ho mai volute acquistare, anche perché io di palette ne ho, quindi mi sembrava anche un po' uno spreco spendere 15 euro per una palette di Shaka. Alla fine, ieri, andando appunto all'OBS, mio marito me l'ha presa, anche perché era l'ultima di questa linea. Questa è la linea Sexy ed è quella che più mi ha colpito. Ora vi faccio vedere. Se esce. Allora, molto bello il packaging, fatto così, poi ha lo specchio e questi sono i colori. Vediamo se riesco a farla vedere meglio, ecco. A me ha colpito tantissimo la scrivenza, prima di tutto, e poi questo colore qui, che è un viola borgogna. E poi quest'altro che sembra un nero glitteroso e invece è un nero grigiastro con tanti glitterini sia borgogna che argentati, e io me ne sono innamorata, ecco. Poi ovviamente dimenticavo, alla Revlon mi hanno dato dei campioni, tra cui quelli per il viso, creme da viso, e alcuni di un fondotinta che la commessa mi ha detto che è un fondotinta che è nuovo, diciamo, come uscita, non so se questo tipo qua, sperando che sia del mio colorito, perché mi danno sempre campioni di fondotinta scuri e io ovviamente per consumarli li devo sempre miscelare con altri colori. Vabbè, poi passiamo ai capelli. Ho comprato, finalmente ho trovato l'olio di macadamia, quello della Omnia, questo qua, e l'ho trovato a Città Mercato, Auchan di Giugliano, appunto è l'olio di macadamia. Io questo lo voglio utilizzare insieme a altri oli che ho per appunto gli impacchi che faccio pre-shampoo. Pagato intorno ai 6 euro, molto caro devo dire come prodotto. Poi, sempre per quanto riguarda gli oli, ho trovato finalmente anche quello alle germe di grano della marca Forsan, che anche ho sentito parlare bene, e questo l'ho utilizzato proprio la settimana scorsa come impacco pre-shampoo e mi sono trovata bene, mi ha fatto i capelli abbastanza disciplinati. Facili da applicare una piega. Comunque si presenta così con il contagocce, quindi ottimo anche come spreco, ecco, non si consuma tanto prodotto. Invece questo è a spray, anche questo è ottimo. Poi ho preso, sempre all'Auchan c'era l'offerta di shampoo e balsami della Garnier e io ho voluto provare sia gli shampoo che i balsami. Che dire, quelli, gli shampoo non li ho trovati in offerta, ho trovato solo i balsami e quindi ho preso singolarmente. Ho preso singolarmente questo
che è quello a l'olio d'argan e mirtillo rosso. Questo è per appunto per capelli trattati e colorati, che ha un profumo straordinario. Poi, e in abbinato, ho preso appunto i due balsami, sempre della stessa linea. Poi, sempre dell'Ultra Dolce Garnier, ho voluto prendere quest'altro tipo, sempre in abbinato con lo shampoo, che è all'argilla dolce e cidro. Questo qui mi ha praticamente conquistata l'odore, devo essere sincera. E questo appunto è per capelli tendenti ad ingrassarsi. Quindi l'odore è straordinario. E ho preso in abbinato anche i balsami, sempre la confezione a due. Purtroppo non ho trovato la confezione a due degli shampoo, ma soltanto quelli dei balsami perché erano finiti. I miei acquisti sono terminati, spero che vi siano stati utili. A breve farò appunto, ci sarà un video dei finiti di febbraio, quindi attaccatevi al mio canale. E voglio ringraziare tutte le ragazze che si sono iscritte, le nuove. Voglio mandare un bacio fortissimo a tutte le mie iscritte che già avevo. E vi abbraccio tutte e tutte. E grazie comunque di tutti i commentini che mi lasciate ogni volta che faccio i video, mi fa tanto, tanto, tanto piacere. E per qualsiasi cosa non dovete fare altro che scrivermelo sotto al video. Se sei nuova, iscriviti, no, così non perderai altri miei video. E vi rinnovo a far conoscere il mio canale, se volete, in modo tale che arrivando ai 600 iscritti ci sarà un bellissimo giveaway che già vi ho annunciato tante volte. Niente ragazze, vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao ragazze!